Il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Il mister ha deciso di schierare 5 difensori a supporto di un centrocampo compatto a 3. Una linea difensiva particolare, Fabio, diciamo così. Posso capire schierarsi con 5 difensori per difendere un vantaggio, ma iniziare una partita così mi lascia alquanto perplesso. È probabile che si tratti di una variante di una difesa a 3 tradizionale, dove i due terzini aggiunti sono in realtà esterni di centrocampo, a seconda della fase di gioco e della disposizione degli avversari. La partita è iniziata. Attento! Non la perdere! Pezzella. Scodella in avanti. Non la perdere! Stiamo attenti! Marusic. Luis Alberto, palla in avanti verso il compagno. Lazzari. Milinkovic-Savic. Riceve un pallone interessante. Luis Alberto. Milinkovic-Savic. Ha colpito con grande rapidità. Savic è andato subito al tiro. Lasciargli questa libertà però significa correre un rischio enorme. Attenzione al tiro! Decidono di giocarla all'indietro. Libera, ma il pallone non va molto lontano. Attenzione, grande chance. Non poteva fare molto altro. Immobile. Ecco il tiro! E c'è il gol della Lazio! Immobile ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. E il risultato si sblocca, 1-0. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Non la perdere! Attento! Vai! Stai attaccato! Milinkovic-Savic.
Ecco un'occasione di contropiede. Prova la giocata nello spazio. Inglese, grande intuizione la sua. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Jasmin Kurtic. È in ottima posizione. Inglese! Fuori di poco, sfortunati qui. E qui la squadra riesce a conquistare un altro calcio d'angolo. Va di testa! Colpo di testa che si perde sul fondo. Beh, la caparbietà non gli è mancata. Con vari difensori addosso non poteva fare molto di più. Milinkovic-Savic prova la soluzione in fascia. Ottimo dribbling. Scatta verso il pallone. E va a colpire di testa. Un colpo di testa da dimenticare. Calcio di punizione per il Parma. Non finisce su referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Luis Alberto. Stai attaccato. Non la perdere. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti, una sola riga. Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. La Lazio deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Di sicuro non possono pensare solo a difendersi, sarebbe troppo rischioso. Lungo passaggio in avanti. Pallone dentro. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ecco il filtrante per Immobile. È scattato con un tempismo perfetto. La mette in avanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Lazzari. Parecchie attenzioni, chiamiamole così, speciali per gli attaccanti oggi. Questo è un modo intelligente per creare problemi all'avversario. Più aumenti la pressione su un giocatore, più è facile che commetta errori.
Francesco Acerbi. Milinkovic-Savic. Fa sportellate con il suo marcatore. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Bel pallone. Rimessa con le mani. Inglese. Scatta verso il pallone. Inglese ha spazio per affondare. Se ne va. Cross. È proprio questo che devono fare. Devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi. È necessario. Proprio così. Può colpire. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Immobile. Lazzari. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Calcio di punizione per il Parma. Scatta verso il pallone. Cerca il numero. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Azione fallosa, nessun dubbio. Sostituzione per il Parma. Numero 14. Yastin Kutic. Viene sostituito con numero 23. Elegante Andreas Pereira. Prova la giocata in verticale. Para con grande sicurezza. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Questo giocatore aggiungerà centimetri preziosi in area per sfruttare le palle alte. E passa! Cercano l'azione veloce. Può tentare la conclusione. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Immobile. La Lazio deve resistere ancora qualche istante. Passaggio profondo per Caicedo. Si libera la grande. Sulla destra. Andreas Pereira. Prova il cross in aria. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. È bastata una rete per decidere l'incontro.